1613 muore Sir Thomas Fleming, il giudice inglese nel processo a Guy Fawkes. 1657 muore Robert Blake, comandante navale britannico che catturò il tesoro della flotta spagnola al largo di Santa Cruz. 1711 si tiene la prima gara all'ippodromo di Ascot, fondato dalla regina Anna, che conferì lo status di Royal Ascot. 1789 muore William Edwards, il ministro metodista gallese che esercitò anche la professione di scalpellino, architetto e ingegnere di ponti. La sua creazione più famosa fu il Ponte Vecchio a Pontypridd. 1840, l'impiego di ragazzi come spazzacamini viene proibito da una legge del Parlamento. 1879 viene aperto il Palazzo dei Poveri a Openshaw a Manchester, una cittadella dell'Esercito della Salvezza specifica per i soldati della zona. 1925, la Gran Bretagna introduce la legge sull'ora legale. 1926, a Brooklands va in scena il primo Gran Premio di corse automobilistiche britanniche, 110 giri di pista per una distanza totale di 287 miglia. Il vincitore è Robert Senecal, in poco più di 4 ore a una velocità media di quasi 72 miglia orarie. 1958, entra in vigore il Litter Act, nell'ambito della campagna Keep Britain Tidy, che punisce fino a 10 sterline i cittadini che lasciano i rifiuti in strada. Per il primo anno quasi 1000 persone furono multate. 1961 nasce Brian Conley, comico e presentatore televisivo, cantante e attore inglese. Al culmine della sua carriera televisiva era il personaggio maschile più pagato nel Regno Unito. 1993 i cittadini possono visitare per la prima volta l'interno di Buckingham Palace. 1995 l'atleta britannico Jonathan Edwards batte 2 volte il suo record mondiale di salto triplo, diventando il primo uomo a superare i 18 metri ai campionati mondiali di atletica leggera di Gothenburg. 2001 il governo acquista e rinazionalizza per la prima volta un ospedale privato, il Dipartimento della Salute paga 27 milioni di sterline per il lussuoso Heart Hospital privato appena fuori Harley Street nel centro di Londra. 2011 nel quartiere londinese di Tottenham iniziano delle rivolte popolari con incendi e saccheggi in segno di protesta contro l'uccisione di Mark Duggan da parte della polizia. 2012 la 50enne Jessica Harper, ex capo dell'antifrode e della sicurezza presso la Lloyds Bank, ammette di aver commesso una truffa da 2,4 milioni di sterline in un periodo di 4 anni.